Salve a tutti, oggi vi faccio vedere come si fa il gelato al cioccolato. Partiamo da questo qui, che poi l'ho scritto anche sul blog, tutta la ricetta e tutto quanto, e ve la metto anche in descrizione. Adesso vi faccio vedere i vari passaggi e vi faccio vedere proprio dall'inizio alla fine il gelato professionale, quello da gelateria. Ok, andiamo. Qui ho messo il latte e 2/3 dello zucchero della ricetta. Lo giriamo bene e lo mettiamo sul fornello. Io userò il pastorizzatore, voi ovviamente lo mettete sul fornello. Poi munitevi di un termometro per dolci e quando arriverà a 40 gradi noi inseriremo la panna. Dopo la panna, quando arriva verso i 50 gradi, inseriremo tutte le polveri. Qua c'è il cacao, l'altro terzo dello zucchero, il destrosio, i semi di carrube e il latte in polvere. Poi quando arriverà a 60, oltre le polveri, dopo inseriamo anche lo zucchero invertito, che l'ho pesato a parte, se no nelle polveri farebbe i grumi, no? Perché è liquido. Poi arriverà a 65 gradi e iniziamo a raffreddarla. Come si raffredda verso i 50 gradi, noi metteremo, sempre in raffreddamento però, il cioccolato, così si scioglierà, poi si porterà a 4 gradi, il prima possibile, e si andrà a mantecare nella vostra gelatiera. Adesso vi faccio vedere i passaggi. Allora, questa è la macchina per il gelato, che questo la pastorizza e lo manteca, si chiama il trittico. Adesso ho appena tirato la stracciatella, adesso andiamo a mettere il latte, come abbiamo detto, e voi lo mettete sul fornello. Chiudiamo la macchina. E facciamo partire il programma. Ovviamente voi sul fornello lo girate spesso con la frusta, perché questo qua gira sempre, non c'è bisogno, però quando si mettono le polveri lo giriamo. Adesso aspettiamo che arrivi a 40 gradi e inseriremo la panna. Vado a 40 gradi, adesso vado a mettere le polveri. Eccole qua, ho messo tutto insieme, ho messo anche la panna, però il sistema, ho messo tutti gli ingredienti adesso, tutti quelli che erano rimasti, però il sistema più esatto è come ho detto all'inizio, però tanto questo qua sta a 45 gradi, ho messo sia le polveri che la panna. Adesso aspettiamo che arrivi a 65 e il raffreddamento metteremo il cioccolato. Quindi si può fare o a 40 la panna e a 50 le polveri, o come ho fatto io adesso a 45 gradi mettere tutto insieme. Non cambia niente, diciamo. Certo, scolasticamente è come ho detto all'inizio. Ecco, adesso che sta a 50 gradi inserisco il cioccolato, così a 50 gradi si scioglie e girando si amalgama bene al composto. E adesso aspettiamo che la macchina faccia il suo lavoro, che la raffredda e lo manteca. Poi ovviamente sul fornello i passaggi sono gli stessi, soltanto che il raffreddamento, voi quando mettete il cioccolato girate con la frusta, lo fate sciogliere, amalgamare bene al composto e poi aspettate il raffreddamento. L'importante è farlo il prima possibile, se avete un abbattitore è il massimo, però non chiedo questo. Vedete come sta cominciando a tirare? Adesso stiamo a meno 1, deve arrivare a meno 8. Allora, guardate che bello a vedere quando comincia a tirare il gelato.
Certo, se poi voi avete una giratiera che fa anche da pastorizzatore, fate come ho fatto io adesso, eh. Quindi sarebbe ancora meglio, però facendola sul fornello il risultato è lo stesso identico. Diciamo che qua il vantaggio è che si raffredda prima, solo quello. Ecco il gelato. La sorbettiera è completamente gelata, così non subisce lo shock termico. Ecco qui il nostro gelato al cioccolato. Perfetto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.